Ciao amici FonBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo di smartphone. Devo ringraziare Mobile Trading IT, rivenditore, store ufficiale Ulefone su Amazon Italia per avermi fornito il sample del loro ultimo dispositivo, diciamo, economico. Lui è l'Ulefone Note 9P, presentato a fine luglio 2020, ora disponibile su Amazon Italia ad un prezzo interessante, ma soprattutto con delle specifiche davvero interessanti. Non perdiamoci in chiacchiere, scopriamolo insieme dopo la sigla. Il dispositivo arriverà con questa confezione in cartone con disegno del telefono, dicitura Note 9P in alto a sinistra, scrittina Ulefone sui lati, sito internet di Ulefone che vi ricordo, Ulefone, www.ulefone.com, un po' di specifica sul retro, i vari codici a barre classici identificativi su una fiancata, ma all'interno troviamo una buona dotazione. Non ci sono le cuffie, ve lo dico subito, ma troviamo una coverina in silicone morbida che fa sempre la sua bella figura, un vetro di protezione, anzi una plastichina di protezione un pochino più rigida da applicare sul nostro display, un pochettino di manualistiche, carte di garanzia, spillino per tirare fuori il nostro vano della SIM, vano SIM che vi anticipo subito ha la possibilità di darci due slot LTE 4G, frequenza italiana, quindi nessun problema con la banda B20, più un terzo slot per la micro SD, quindi uno slot triplo. Inoltre troviamo un caricatore a 10 watt massimo, 5,2 A e il cavo USB Type-C, appunto, per la ricarica. Parliamo immediatamente di specifiche, iniziamo a descrivere esteticamente questo bel dispositivo di Ulefone 166x76,7x9,2 mm di spessore, 190 grammi di peso, quindi non è leggerissimo, ovviamente è una discreta padella ragazzi, ma non supera neanche i 2 etti di peso. Abbiamo sul retro una scocca non removibile in materiale che secondo me è plastica, alcuni siti lo danno per vetro, ma secondo me ragazzi è plastica, che nasconde il sensore di impronte digitale. Un sensore di impronte digitale che funziona diciamo 9-10 volte su 10, quindi promosso il sensore di impronte digitale. Abbiamo una piccola mattonella in alto a sinistra con il triplo comparto fotografico, quindi 16 5 macro, 2 per effetto bokeh e un doppio flash LED a singola tonalità. Nella parte posteriore invece troviamo lo speaker mono per appunto il nostro speaker di sistema, abbiamo il microfonino e abbiamo una porta Type-C che incorpora anche la funzione OTG. Nella parte superiore abbiamo il jack 3,5 e all'interno vi è anche la radio FM, quindi tranquilli ragazzi, cuffie abilitate e radio FM perfettamente funzionante con modalità RDS. Abbiamo sulla destra volume rocker, tasto zigrinato, accensione, spegnimento, power on off. A sinistra, come detto prima, abbiamo lo spillino, abbiamo il carrellino con buchino per lo spillino per il pin con triplo slot. Guardiamo meglio il nostro display che mi dà la possibilità di sbloccarsi con lo sblocco con il volto, ovviamente uno sblocco con il volto ragazzi 2D, mediamente veloce, quando in buone condizioni di luce, quando la luce scende usate il fingerprint che sicuramente non sbaglierà mai o quasi mai. Un pannello a 16 milioni di colori, davvero che
non è niente male, ragazzi. 720 per 1600, 20 noni, 269 ppi, rapporto screen to body ratio dell'80,6%. Un pannello da 6.52 per essere un pochino più precisi, molto definito per essere solamente un HD Plus, devo dire molto luminoso. Sono riuscito tranquillamente a guardare Amazon Prime Video, YouTube, ma con risoluzione su YouTube massimo 720 a 60 frame al secondo. Invece sui classici store di streaming, classiche applicazioni streaming come Netflix, Prime Video o RaiPlay, abbiamo i DRM Level 3, quindi niente HD sullo streaming su questo dispositivo. Il pannello mi è piaciuto, si vede bene, sono riuscito a fruire di tutti i miei contenuti audiovisivi. Unico neo che all'esterno il pannello l'ho trovato un pochino riflettente, quindi se c'è molto sole all'esterno e siete praticamente contro luce, questo display bisognerà alzare al massimo la luminosità o cercare l'inclinazione giusta per poter andare a leggere le cosettine un pochettino più piccole. Sotto il cofano abbiamo un MediaTek Helio P22, decisamente ben ottimizzato da Ulefone. È un processore octa-core da 2 GHz con processo produttivo a 12 nanometri, coadiuvato dalla GPU PowerVR GE8320, 4 GB di memoria RAM DDR4X e abbiamo 64 GB EMMC 5.1 con la possibilità di espandere la memoria appunto utilizzando il terzo slot della nostra scheda. Il processore, ragazzi, devo dire che va bene, non mi ha mai dato problemi nell'uso quotidiano, riesco tranquillamente ad aprire tutte le mie applicazioni senza problemi, riesco a giocare a giochi come Asphalt 9, ma un pochettino si incontrano dei lag e i livelli sui giochi pesanti dei dettagli saranno bassi, ma giochi casual, giochi classici, apertura di applicazioni, certe volte si può avere qualche rallentamento in più su Instagram, gestore delle pagine, oppure se si hanno troppi applicativi aperti in multitasking, ma devo dire che per la sua fascia di prezzo lui questa settimana di prova si è comportato davvero egregiamente. Parliamo di sensoristica, Wi-Fi, Dual Band, ABGN, AC, Wi-Fi Direct, Hotspot, Bluetooth 5.0, A2DP, Low Energy. Si comporta davvero bene con smartwatch e cuffiette di ogni sorta che io ho abbinato in questa settimana. Abbiamo la radio FM, abbiamo il lettino di notifica, oltre alla possibilità di vedere le notifiche accendendosi il display in stile Motorola per tagliare un pochino più corto quando arrivano le nostre notifiche. Abbiamo l'OTG, abbiamo un buon AGPS, GLONASS GPS con il supporto a Galileo che all'esterno, ragazzi, mi ha permesso sempre di usare in tutta tranquillità il mio Google Maps. L'ho provato per una navigazione e devo dire che si è comportato benissimo. Abbiamo una carica a 10 watt massimo, una batteria da 4500 mAh che, ahimè, non ci fa vedere il report delle applicazioni software Locastra, quindi non è possibile vedere, ma vi racconto la mia esperienza. Lo accendo la mattina, uso classico, stressante, quello lavorativo, arrivo alle 11 la sera con ancora il 35-40% di carica residuo. Troviamo inoltre preinstallata una suite di applicazioni messe lì da Ulefone, come il toolbox, la chiama cassetta,
sui Rugged Ulefone, si chiama Toolbox, una suite di applicazioni che io uso ogni tanto, mi piace usare queste cosettine dove abbiamo la bussola elettronica e funziona bene, il misuratore di suoni, abbiamo la livella, abbiamo il goniometro, il pendolino, abbiamo la lente di ingrandimento. Oltre che abbiamo anche la radio FM, la modalità bambino, la modalità gioco, la scansione per i codici QR e abbiamo ovviamente una calcolatrice, un orologio e un registratore audio che ho provato e funziona bene. A muovere il tutto vi è un software Android 10.0, un software con tutte le funzionalità appunto di Android 10, quindi dalla modalità scura alle gesture di navigazione, ma abbiamo qualche implementazione da parte di Ulefone, come dal menu impostazioni si può andare nella parte funzione dove si possono direttamente usare tante tipi di gesture, le gesture da fare a schermo come il doppio tocco per riaccendere il display, abbiamo la modalità bambino e abbiamo la possibilità di usare il pallino, quello multifunzione in stile iPhone. Un software, devo dire, molto reattivo, con una grande attenzione alla gestione delle nostre applicazioni, con l'applicazione appunto gestore di sistema, dove da lì si può gestire la nostra batteria, pulire la cache, bloccare, congelare le applicazioni, gestire l'avvio automatico di ogni singola applicazione, impostare pulizia automatica o addirittura, ragazzi, bloccare qui le nostre applicazioni. Parte telefonica dell'Ulefone Note 9P promossa, ragazzi, con Iliad ho un buon 4G, lo devo ammettere, niente 4G Plus, un 4G che prende dappertutto, in capsula mi sentono bene, io riesco a fare ottime telefonate. Vi parlo di sensore fotografico, sul retro abbiamo un triplo sensore, 16 megapixel Sony, a focale 2.2, un sensore che in buone condizioni di luce, devo dire che si riescono a tirare fuori delle buone fotografie, più che sufficienti, decisamente più che sufficienti per i nostri social network. Abbiamo altri due sensori, un 5 megapixel macro, sì, che è divertente, sono riuscito con un pochino di impegno a tirar fuori delle belle macro, switchabile tramite pulsantino sulla parte frontale, e un terzo sensore, il classico 2 megapixel, ragazzi, messo lì appunto per far numero. È possibile attivare nelle impostazioni una stabilizzazione elettronica, che aiuta ma nel limite della decenza, nel senso che si vede il miglioramento ma è solo in alcune condizioni, quindi non è nulla, ragazzi, di super eclatante. Abbiamo una registrazione video a 1080 30 frame per secondo, anch'essa aiutata dalla stabilizzazione attivabile e disattivabile nel nostro menu, ma manca l'intelligenza artificiale. È possibile usare tante modalità di scatto, come la modalità panoramica, bellezza, bokeh, c'è anche una modalità pro, una modalità bianco e nero che non è altro che un filtro preapplicato, e abbiamo la modalità HDR, quindi invece di attivare con uno switch manualmente l'HDR vi è lo scatto con l'HDR preimpostato, un HDR che questa volta, a differenza della stabilizzazione elettronica, devo dire che dà una bella mano in condizioni di luce difficile. Frontalmente abbiamo una 8 megapixel che mediamente va come la camera posteriore, ossia in buone condizioni di luce regala dei buoni selfie, video con la frontale al massimo in HD, quindi niente full HD. I problemi di questa fotocamera arrivano quando cala la luce. Il rumore si nota se siamo in zone particolarmente buie, bisogna tenere la mano decisamente più ferma, ma devo dire che siamo in linea con la sua fascia di prezzo. Amici FonBlock Italia, siamo giunti alle conclusioni di questa recensione.
io mi sono fatto una domanda dopo i primi giorni di test di questo telefono: ma costa davvero così poco questo telefono? Perché questo telefono è venduto da, appunto, dal mobile trading IT su Amazon a 119 euro. Spesso vi è un coupon direttamente nella pagina d'acquisto. Io vi lascio tutti i link, appunto, in descrizione all'acquisto di questo telefono giù a questo video. Vi ha uno sconto di ulteriori 10 euro proprio tra i 100 e i 119 euro. Secondo me questo telefono è davvero da acquistare. Io lo consiglio a tutti, non per il solito discorso che secondo me sminuisce: è un buon muletto. La differenza con i telefoni di fasce più alte ovviamente è evidente, ma questo telefono va in soccorso a chi non può andare sulle fasce più alte, offrendo una buona prestazione quotidiana. Riesco tranquillamente a usare tutte le mie app, riesco tranquillamente a telefonare, navigare su internet e fare anche delle buone foto in buone condizioni di luce per i miei social network, ragazzi. Costa poco e io posso solamente, ragazzi, consigliarlo. Tutti i link in descrizione a questo video. Ovviamente vi ricordo di spolliciarmi, iscrivervi al canale se siete appunto interessati alle mie recensioni e a tante offerte che si trovano su tech.offerte quotidianamente. Tanti coupon, tutti pronti, ragazzi, per voi. Un salutone a tutti, vi ricordo che stanno arrivando interessantissimi video. Ciao!